sido liquidado antes de tiempo. Yo creo que ha habido ahí un momento en el que nosotros nos hemos confundido porque hemos teníamos la posesión en nuestro campo, pero no terminábamos de ir hacia adelante. Por eso el Madrid al final nos ha hecho, yo creo que más ocasiones con 10 que con 11, porque al final nosotros el balón estaba más rondando nuestra área que la suya, sabiendo que cada vez que pasábamos en medio campo les pillábamos en inferioridad, ¿no? Porque ellos ya estaban arriesgando mucho. Yo creo que ahí hemos podido cometer un error. La última que te hago, de aquí salisteis derrotados en la Supercopa y reconociendo a algunos futbolistas como Piqué la superioridad del Real Madrid. ¿Tienes la sensación de que ahora eso se ha dado la vuelta? No sé si con los 14 puntos que hay ahora en la clasificación, pero que ahora este Barça es superior al Real Madrid. No, somos dos equipos que en un momento determinado, en un partido determinado, pues uno puede estar por encima del otro en el marcador, en el juego, pero que a la larga yo creo que no hay. Somos muy equipos muy parejos. Y esto es una lección para todos. Hace, pues bueno, en pretemporada es verdad que ellos nos jugaron muy bien y fueron mejores que nosotros. Hoy hemos ganado nosotros aquí. Y el fútbol, lo que decimos siempre los futbolistas, o los que estamos dentro del mundo del fútbol, que da muchas vueltas. Ahora se nos ha dado a nosotros la vuelta, también puede dar la vuelta al revés y ellos lucharán por conseguirlo, nosotros porque no. Eccoci che siamo rientrati in diretta qui su Radio Barça Italia. Io vi ricordo che questa è l'unica trasmissione in lingua italiana che parla del Football Club Barcellona, curata, prodotta e condotta dalla Pegna Blaugrana di Roma e fan club ufficiale del Barça per Roma e Centro Sud Italia. Allora, questa ultima parte della trasmissione, parliamo del movimento pegnistico, Alberto. Adesso okay. Spogliati delle tue vesti. Fa freddo. A Roma fa freddo, mannaggia. Piove da due giorni, fa freddo, 5 gradi per noi è tanto. L'umidità. Mia. Sì. Poi tu stai lontano dal mare, io lavoro vicino al mare, quindi mi becco tutto. Ma me fai parlare? Più quella. Ma me fai parlare? Ecco, stavo cercando di prendere l'attacco per presentare i nostri ospiti. Ok. Allora, spogliati dalle tue vesti di periodista argentino, mettiti quelli da segretario della Pegna Blog okay. A Roma e quindi movimento pegnistico, diamo il benvenuto e la buonanotte al grande presidente della Pegna Lombarda, Pietro Locatelli. Ciao Pietro. Ciao a tutti. Pietro Locatelli da Milano. Precisa, Mediolanum. Esattamente. Terra di mezzo. poi andiamo a Torino. Spaghetti e meatballs. Che ci avevamo oggi? Non ho capito. Spaghetti e meatballs. È vero, ritornando al discorso degli italoamericani che si mangiano i spaghetti e meatballs. Allora andiamo a Torino perché abbiamo un nostro grande amico, un grande della Pegna di Torino, Eros Simoni. Ciao Eros, come ciao, stai? Ciao Eros, come stai? Ciao, tutto bene. Allora, ciao. E poi andiamo nel Canton Ticino, Svizzera. Mamma mia. La foresta del Canton Ticino c'è il leone. Esattamente, perché se a Roma va freddo, pensa quello che può fare il Canton Ticino. Lascia perdere. Alberto, gli sono venuti i capelli, già ce l'hai i capelli, gli sono proprio cascati tutti quanti a pensare al freddo del Canton Ticino. Sergio, come stai? Tutto bene. Voi anche? Leone. Sì, tutto bene, abbiamo passato un bel Natale, abbiamo mangiato tanto. Il leone con la pelliccia che c'ha quando ha freddo. Perché il leonetti dice che va per le strade di Mendriso con la pelliccia d'orso, no? Col bacco come in Russia. Si traveste d'orso il leone. Sì, esatto. Allora però dobbiamo fare i più calorosi. Ragazzi, io con voi poi mi viene da fare tante battute. Allora facciamo i calorosi auguri di Natale, ma anche di pronta guarigione al povero nostro Vittorio Pegone, il presidente della Pegna di Torino, che è vero Eros, madre mia, veramente poverino, con la febbre dal 23. Oggi mi ha detto non mi prendevo un'influenza così dai tempi delle medie. Io ho detto a Vittorio, che cavolo, io capisco che io sono vecchio, ma pure tu non è che sei tanto giovane, quindi sì, no, lui è passato del lui è vecchio. A me mi è piaciuta la battuta che ha messo su Facebook, che dice, il mio secondo nome è Paracetamolo.
Poverino. Da quando per accettare un incontro contro quel club di Juventus, sì, che è stato in porta e poi non si più ripeto. Si vede che ha aumentato il ripresa. È vero. Poverino, guarda, veramente oggi quando mi ha scritto dai tempi delle medie, che nome, ho detto mamma mia, ragazzi. Vabbè, gli mandiamo un forte abbraccio e dai, grande vittoria. Sicuramente si riprenderà per Capodanno, certo, e potrà, e poi lo risentiremo. Allora, grande classico, grande Barça, grande vittoria, veramente una cosa inaspettata per tutti quanti. Sergio, cioè, dimmi qualcosa, cioè, come hai vissuto questa partita, come è andata poi alla Peña del Ticino, perché poi il classico l'abbiamo visto, no? Forse è il momento dell'anno, insieme probabilmente alle finali, dove le nostre Peñe si riuniscono con tanta gente nelle proprie sedi o nei luoghi, nei bar, nei pub dove si vede la partita. E quindi come l'hai vissuta tu? Ma il problema era l'orario. No, certo, poi un problema grosso era l'orario, certo. Il problema era l'orario, quello lo sappiamo, però un bel gruppetto della Peña Ticino, di cui io non facevo parte perché l'ho vista maniera individuale. Però se ti ricordi, settimana scorsa, cosa ti dicevo? Che ero molto fiducioso. Sì, è vero. Io ero uno di quelli che quando era intervenuto, dopo anche Pietro, anche te, eravamo tutti abbastanza fiduciosi, ma ero quello che ha espresso proprio una fiducia totale, nel senso, con lo sblocco di Luisito, che ha segnato anche nel classico, con un Messi fenomenale, che abbiamo visto chi ha visto la partita, l'ha potuto vivere, e dopo Messi Christmas. Si incomincia a segnare anche Aleix Vidal, vuol dire che gira tutto in maniera ottimale. Io ero molto fiducioso, lo ripeto qua, e se non ci credete andate a riascoltare il podcast di una settimana fa. No, è vero, no. Sergio, sono testimone, poi come dice lui potete riascoltare il podcast di una settimana fa, l'avevo detto. Confermo. È vero, no, Pietro c'era, che proprio era molto 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 fiducioso. Senti Pietro, invece la Peña Lombarda, dicevamo la settimana scorsa, si sarebbe riunita nella sede a Brivio al bar della curva, com'è andata? Sì. Beh, molto bene, eravamo una decina, eravamo in 10 e eravamo, diciamo, molto calorosi nel tifo. Senti, ma la partita, insomma, l'avete vista alle 13, so che avete anche mangiato, insomma, abbiamo anche mangiato. Come l'avete vissuta, nel senso che ti aspettavi? Come dicevo io, Paolino è stato il jolly, diciamo, come dicevo io, è stato, diciamo, anche il jolly, diciamo, che non sono riusciti a capire in che posizione giocava, quindi è stato di grosso aiuto secondo me Paolini nella partita. No, è stato probabilmente, molti dicono che è stato determinante proprio perché il Real Madrid non sapeva come gli ha complicato la vita, gli ha complicato la vita, come mancarlo. Eros invece, al di là dell'influenza del presidente, voi vi siete riuniti al pub, no? Esatto, vi siete riuniti al pub. Il pub, che proprio per l'orario, diciamo, un po' infame, era aperto solo per noi. Ah, ecco. Peraltro. Quindi, e tra l'altro eravamo nella stessa saletta in cui vedemmo insieme il Barça di 3-0 la prima, è una saletta che in quel pub lì ci porta bene. Sì. Noi non eravamo tantissimi, ma abbiamo gioito per tutti, e quindi è stata una cosa molto bella, inaspettata per un motivo, considerando i regali che ultimamente fanno, e soprattutto spesso e volentieri questi gol fantasma che tanto puntualmente non ci danno mai. Sì. Io un po' di paura ce l'avevo, poi per carità, poi quando ho visto fare quel liscio al fenomeno ho detto vabbè, allora forse c'è speranza. Senti, ma il pub è certo. Senti, anzi, come diciamo noi a Roma, è il fenomeno, ma fa capire, ma non è niente, esatto. Ecco.
Bravissimo. Esatto, senti, esatto, ma il pub esatto. È quello dove il pub è quello dove abbiamo fatto la previa prima della partita con la Juve? Ah, no, 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 abbiamo dipende. E poi questo qui dove siamo andati noi ci porta meglio. Fino adesso lì non abbiamo mai diciamo preso insomma sempre lì su sempre su Corso Vittorio Emanuele. Una sempre l'altra, okay, 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 ok, perfetto. Allora, per avere un po' il quadro della cosa. Senti Sergio, allora entrando su quello che è stato e la partita, ovviamente, ti sei emozionato più con quale giocata, in quale momento? Allora, mi sono emozionato specialmente, ma lì dal ridere, nel senso dell'emozione, dalla gioia proprio sul liscio di Cristiano Ronaldo che ha appena citato Eros, perché è stato un momento bellissimo, nel senso quello che si atteggia nel come te bello, come il pallone d'oro che fa un errore clamoroso perché da solo il movimento, chi se l'avesse colpita poteva essere veramente l'1-0, perché era un rigore. Eros, mi confermi che era un rigore? Sì. Assolutamente, assolutamente. Esatto. Non c'era nessuno. Tanto che, se si guardano le immagini, quando sta arrivando la palla a Cristiano, il giocatore del Barcellona, Piqué così, si fermano quasi. Sì. Perché vedono che non se l'aspettavano, non se l'aspettavano per risciare. Esatto, esatto, sembra... e non se l'aspettavano. E dopo, le emozioni sono state tante, perché appunto... Sergio, si vede che non se l'aspettava neanche Cristiano. Probabilmente no, però un primo tempo magari dove abbiamo fatto un pochino fatica, nel secondo tempo questi non hanno visto la palla, davvero senza la parola, hanno giocato 5 minuti nel secondo tempo, 5 minuti. Beh, sai, io ho la netta impressione che su quella giocata che state dicendo, e che giustamente noi sono quasi una settimana che lo prendiamo in giro, lui volesse fare colpirla in questo suo modo, no? Così molto, molto strano, che gli permette di fare questo. Perché poi torniamo sempre al discorso in cui abbiamo aperto la trasmissione, in cui il Flaco Menotti appunto usa questo termine: Cristiano si nota in partita quando deve segnare per dire sono qua, per dire io sono stato nella partita, e Leo invece no. E gli bastano tre passaggi per capire che quella partita la dirige. Quindi secondo me è anche questo, perché pensate un attimo alla grande parata invece di Ter Stegen con il piede. Lui lì fa una grande cosa, no, il doppio palo, la bicicletta, fa tutto il doppio passo, quella cosa, poi scarica al sinistro, quando magari pure la palla poteva anche essere messa in mezzo perché c'era Benzema. Abbiamo un grande portiere, ragazzi. Lo sai perfettamente. Cresciuto molto. Veramente in questo momento, forse lui è Oblak, con il fatto che Buffon ormai ha oltre 40 anni e non sta più giocando, perché dopo la partita col Barça a Torino, avete visto, non sta più giocando. E Neuer, che è infortunato, in questo momento sono i due portieri più forti del mondo. Sì, sì, il polacco è assolutamente. Ha fatto un miglioramento allucinante proprio. Ma anche nelle altre partite, anche nelle partite precedenti, si ha fatto delle parate che sono veramente spettacolari. Meno male, per nostra fortuna, dopo. È vero. E Neuer c'è ancora un mese di terapia. Eh sì, probabilmente ancora ci vorrà prima che un paio di mesi prima che probabilmente rientra. E invece Pietro, tu invece hai notato che la partita l'ha vinta anche e anche più Ernesto Valverde nella disposizione tattica. Io farei un applauso a Valverde per questi mesi, perché secondo me se siamo a questo punto, secondo me dobbiamo dare un merito a lui, perché ha avuto diciamo il coraggio di finalmente di cambiare un modulo magari che non andava bene per certi giocatori, e ha portato la squadra
in un nuovo modo, e adesso siamo a 14 punti da Real Madrid. Allora, proprio... Sono d'accordo, sono d'accordo, sì, anch'io, sì, assolutamente. Allora, prendendo spunto dalle parole di Pietro,